Era l'838 d.C., precisamente il 24 aprile 838. Fa la sua comparsa una città, un agglomerato chiamato Rovigo, quella che oggi noi chiamiamo Rovigo. Era un piccolo agglomerato di case di paglia, canne e fango. Queste zone però erano abitate già da molto tempo prima, perché gli antichi Veneti sono ben più antichi dei Romani, ben più antichi degli Etruschi. Gli Estensi governarono queste zone per circa 3 secoli. La Serenissima prese potere in queste zone solo nel 1482, dopo, o meglio durante, la famosa Guerra del Sale, dove la Serenissima attaccò Ferrara per fermare le sue mire espansionistiche. Da Piazza Matteotti è possibile scorgere 2 torri dell'antica cinta muraria di difesa di Rovigo, la Torre Mozza, qui davanti, e la Torre Donà. Queste 2 torri sono il risultato di un complesso fortificato voluto dalla famiglia nobile d'Este di Ferrara, che fece costruire queste fortificazioni nel Medioevo. Queste 2 torri le troviamo lungo il Corso del Popolo, è una via moderna. Il Corso del Popolo però è il risultato dell'interramento del naviglio Adigetto del 1939. La Torre Donà, dietro di me, non è altro che una delle più grandi torri di difesa di tutta Italia sua contemporanea. La Rovigo fortificata era dotata di 5 porte e un portello. Il portello è vicino alla Torre Mozza. Di queste 5 porte solo 2 sono sopravvissute e possiamo vederle anche oggi. La Porta Sant'Agostino, che è stata sistemata nel 1713, e la Porta San Bortolo, proprio questa qui, che è stata sistemata nel 1482 su disegno, o meglio su opera e su volontà del doge Giovanni Mocenigo. La Torre Pighin alle mie spalle è alta ben 23 metri. È una delle 3 torri sopravvissute dell'antica cinta muraria di Rovigo. Le altre 2 le abbiamo viste prima, questa è la 3ª. Fu eretta nel 1138. Una particolarità di questa torre è che un tempo era cava, ora è stata adibita ad abitazione. Infatti la 4ª parete, possiamo dire, è stata introdotta solo nel XVIII secolo. La chiesa della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda, non fu altro che l'affermazione del dominio veneziano su questa città. Venne costruita dall'architetto Zamberlan, un assistente del Palladio, dal 1594. Terminò i lavori dopo 7 anni, nel 1601. È senz'altro una chiesa di grande effetto. La pianta ottagonale, decisamente insolita, le grandi tele, il pavimento in marmo, un'antologia della pittura veneta del 600. Rovigo è stata davvero una sorpresa per noi, una città a misura d'uomo, una città d'arte,
una città ricca di storia. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Grazie per averci seguito. A presto.